disposizione di altre persone che mi possono aiutare a chiamare il 118 nelle manovre rianimatorie. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. Aiuto, aiuto, portate un defibrillatore. Inizio qui a chiedere anche il defibrillatore. A questo punto che cosa faccio? Posiziono la vittima supina, libero il torace. Guardate questa manovra. Sapete quanto praticamente agevola quando arriva al 118, che con le piastre inizia a posizionarsi? Noi molte volte ci chiamano e troviamo il paziente in giacca, cravatta, perdiamo troppo tempo, tagliamo tutto. Fate anche la ghitina, tutto. Il torace deve essere scoperto, scopriamo il torace. A questo punto cosa faccio? Bravissimo, garantisco la perdita delle mie aeree. Paziente non cosciente, un paziente ipotonico che può avere la caduta indietro della linea. Come garantisco la perdita delle mie aeree? Mano a piatto sulla fronte, due dita sotto la parte dura del mento, così, e iperesteso. Apro la bocca e ispeziono visibilmente il campo orale. Se vedo qualcosa, la rimuovo con le pinze. Oppure solo se qualcosa di visibile di esterno la rimuovo, ma non, ricordiamoci che non dobbiamo mai posizionare le dita all'interno del capolare. A questo punto ho finito là, ho valutato chi quindi ho valutato lo stato di coscienza, ho garantito la perdita di leviere, ho finito A. Adesso devo fare B e C. B, devo valutare se respira, C, se ha circolo, cioè se il paziente si muove. Come? Mi avvicino con la guancia alla bocca del paziente, così, e vado a fare il gas. Guardo se il torace si espande. Gas, guardo se il torace si espande, ascolto se ci sono dei rumori respiratori e sento se l'aria mi venga alla guancia. Il tutto per 10 secondi. E contemporaneamente, controllando il paziente a 360 gradi, valuto se ci sono dei movimenti. Se il paziente ha un polso, un cuore che batte, sicuramente ha dei movimenti spontanei. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, gas assente, non ha movimenti spontanei, cosa vuol dire? Un paziente in arresto cardiaco. A questo punto chiamo subito il 118 e portatemi in fretta un defibrillatore. Cosa faccio? Aspetto il defibrillatore adesso? No. Inizio subito le compressioni toraciche esterne. Come? Vi ho detto, calcagno della mano, questa parte di mezza appena, qui a metà del torace, in questo modo, sollevando le dita dal torace, perché potrei creare delle fratture costali, quindi con dei danni gravi al polmone. Quindi mi posiziono perfettamente perpendicolare in questo modo e vado 30 compressioni toraciche alternate a due ventilazioni. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Allora, le compressioni toraciche devono avere una frequenza di 100-120 al minuto. Lo sterno deve oscillare di 5-6 cm e compressione, rilasciamento 1-1. Cosa vuol dire? Tanto comprimo, tanto rilascio. Io devo permettere al cuore di espandersi, lo comprimo, sistole e si espande, diastole. Ok? Resistenza è la stessa, quindi resistenza? Sì, all'incirca. Questo... paziente ipotonico è abbastanza semplice da massaggiare. Non c'è molta differenza. No. Assolutamente. Quindi alterno, mi raccomando, prova della mascherina. Alterno 30 compressioni toraciche a due ventilazioni. Se non ho niente, questa ce la possiamo tenere tranquillamente nelle nostre farmacie. Come va posizionata? La parte stretta alla base del naso, la parte larga sul mento, le dita C in questo modo, poi le altre dita mi permettono di tenere. Quindi faccio
inspiro e espiro. Devo controllare se il torace si espande. Quindi, in questo modo. Sì. Sì. Due ventilazioni. Io fare troppe cose, due ventilazioni alternate a 30 compressioni toraciche. Fino a quando? Fino a quando non arriva il giudice? Non si muove, vuol dire che ha ripreso polso, o fino a quando non arriva il defibrillatore? Allora, arriva il defibrillatore, esatto. Anche il defibrillatore di parte la si smette, giusto? Anche il defibrillatore di parte, vuol dire che il paziente ha un polso. Allora, arriva il nostro defibrillatore. Normalmente si mette a sinistra dell'orecchio, quindi lo accendo, lui mi dice tutto, cosa devo fare? Applicare gli elettrodi sul torace. Allora, inserire il connettore. Dove li applichiamo gli elettrodi sul torace? La posizione classica è sotto la clavicola destra, così, e questo è il rotolo, tanto sono di lato, e a sinistra della posizione ascellare media sinistra, in questo modo la corrente è diretta così. Prima sotto la clavicola destra. L'altro ascellare media sinistra. Se ci troviamo di fronte a una donna con un seno molto pronunciato, ricordiamoci che possiamo anche un po' spostarlo, non dobbiamo applicarlo sotto il sottomammario perché aumenta l'impedenza toracica, è bravissima, disperde, aumenta l'impedenza toracica. Se ci troviamo a il paziente ha un cerotto transdermico, lo rimuoviamo. Se invece ha un pacemaker posizionato, cosa facciamo? Normalmente il pacemaker è a sinistra, no? E quindi in questa posizione non ci disturba. Se invece per problemi anatomici l'hanno dovuto posizionare a destra, che cosa faremo? Inversione? No, inversione non la possiamo fare. Possiamo utilizzare le posizioni alternative, per esempio di ascellare via. Così. Ecco. Questa normalmente è sempre fissa qua. Possiamo utilizzare anche altre posizioni, l'antero posteriore, però il paziente in arresto, il paziente in arresto ci crea un sacco di problemi. Spostarlo, rotarlo, soprattutto se siamo soli. Le posizioni classiche sono questa, quindi sottoclave a destra e ascellare media a sinistra, oppure questa, l'antero laterale, e questa biascellare. Per i bambini uguale così. I bambini è preferibile, sì, perché così, utilizzando piastre per adulti, praticamente sono più utilizzati. Non si devono mai ritagliare, perché qualcuno ci diceva, le possiamo ritagliare. No, queste non si devono mai ridurre. Piastre adulti bambini o ci no? Sono anche le piastre, bisogna comprare. Bisogna costa 150 euro, capito? Normalmente le vengono quelle dei defibrillatori e vengono solo quelle per adulti, poi noi potremmo comprare anche quelle per gli altri. Quindi adesso sentiamo cosa ci dice il defibrillatore. L'ho acceso. Applicare gli elettrodi sul torace. Applicare gli elettrodi. Inserire il connettore degli elettrodi vicino alla spia lampeggiante. Mi dice tutto proprio. Posso essere acefalo e lui mi dice tutto. Analisi, cosa devo fare? Via io, via voi, via tutti. Spegnete i cellulari, l'ossigeno, allontaniate l'ossigeno, almeno a un metro. Via io, via voi, via tutti. In posizione. Allontanarsi. Via io, via voi, via tutti. Via io. Carica effettuata. In pausa. Iniziare la rianimazione cardiopolmonare. Allontanare i cellulari perché posso interferire. Quindi cosa vuoi controllare se le tasche presenti non abbia anche un cellulare? Può interferire, ma non è il paziente, non è che stiamo a rilarlo. No, non si fa quello.